tutte le persone che ci seguono su Bet Tips for You. Oggi voglio proporvi una tripla dal campionato italiano. Le partite che voglio proporvi sono Cagliari-Genoa, gol di entrambe. Il Cagliari viene dal 2-2 con lo Spezia la prima giornata e poi dalla sonora sconfitta per 4-1 con il Milan. È quindi, da quello che ci risulta, che mi risulta in queste prime due giornate, una squadra che segna ma subisce anche molto. È rimasto allenatore Semplici al Cagliari e devo dire, ecco, come l'anno scorso, comunque è una buona squadra perché è riuscito a confermare João Pedro, che l'anno scorso avevo consigliato diverse volte come marcatore. È stato acquistato Kevin Strootman, insomma un giocatore di esperienza internazionale. E sono stati confermati anche Godin al centro della difesa e Nandez a centrocampo. Il Cagliari quindi, ecco, ha comunque veramente una buona squadra. E anche se ha avuto, ecco, come vi dicevo, con un solo punto in due giornate, una partenza un po' blanda. Il Genoa invece è partito male anch'esso perché ha perso per 4-0 con l'Inter. E poi ha perso in casa 2-1 con il Napoli, dove però ha giocato una buona partita. E infatti la partita era in parità fino all'84esimo, quando poi ha segnato Petagna il 2-1 per il Napoli. Il Genoa, ecco, a inizio mercato aveva preso Sirigu in porta, portiere della nazionale italiana, e gli ultimi giorni di mercato è poi riuscito ad acquistare Caicedo dalla Lazio, attaccante, e Nikola Maksimovic, difensore, che aveva giocato nel Napoli, quindi ecco, ha dato un po' una raddrizzata al mercato che era stato comunque deludente. Anche il Genoa è una squadra che segna, però è una squadra che comunque subisce molto. Ecco perché mi aspetto il gol di entrambe da questa partita. Un'altra partita che volevo consigliarvi è Milan-Lazio over 2,5. Il Milan ha vinto la prima partita 1-0 con la Sampdoria e poi ha travolto il Cagliari per 4-1 in casa. È stato confermato Pioli come allenatore dopo l'ottimo lavoro svolto lo scorso anno. E ha avuto una gravissima perdita il Milan perché è partito da Donnarumma, tra l'altro a zero, perché non ha rinnovato il contratto. Ci sono state diverse discussioni col procuratore Raiola. Però il Milan comunque ha comprato Maignan, che era il portiere appunto del Lille, squadra campione di Francia, che già si è dimostrato comunque un portiere di buon affinamento. E poi in attacco è arrivato Giroud, che è un giocatore, ecco, di grande esperienza, che già con il Cagliari ha messo a segno una doppietta. Una grana che c'è anch'essa nel Milan è sicuramente il rinnovo di Clessy, che non si sta concludendo. Clessy, che sicuramente è uno dei giocatori portanti della squadra, uno dei giocatori più importanti. I tifosi del Milan ovviamente sperano che non si ripeta un caso Donnarumma, però ecco, a parte il rinnovo di Chessy, comunque il Milan viaggia davvero forte, aver ottenuto 6 punti nelle prime due giornate. Alla squadra che affronterà la Lazio viaggia molto forte anch'essa, in questo caso l'allenatore è cambiato perché è arrivato Sarri al posto di Simone Inzaghi, che è finito all'Inter, ed ecco, Sarri ci ha fatto subito vedere il suo gioco, che comunque non era riuscito a proporre alla Juve, ma la Lazio è partita veramente forte perché ha vinto 3-1 a Empoli e addirittura 6-1 con lo Spezia, con triplette di Ciro Immobile. Un gioco spumeggiante, un gioco veloce, pressing alto. Sono stati acquistati giocatori funzionali al gioco di Sarri, come Pedro dalla Roma e Felipe Anderson, che è tra l'altro un ritorno perché va già a giocare nella Lazio. Comunque, sia il Milan che la Lazio sono squadre che segnano moltissimo. Ecco perché, e anche in questo caso, vi consiglio un over 2,5. L'ultima partita che voglio consigliarvi è Roma-Sassuolo 1. Anche la Roma è partita molto forte perché viene da un 3-1 alla Fiorentina e un 4-0 alla Salernitana, oltre alla doppia vittoria in Conference League con Trabzonspor ai playoff, e quindi si è qualificata la Roma per la Conference League. Quindi la squadra di Mourinho ha ottenuto 4 vittorie nelle prime 4 uscite stagionali ufficiali. E la novità nella Roma, ecco, come l'avevamo già detto, è sicuramente l'allenatore Mourinho, che ha portato tantissimo entusiasmo, forse anche troppo, conoscendo l'ambiente romano, nella squadra di Roma, appunto. E poi, ecco, ha segnato, anche se sbloccato anche il campionato, Abraham, che è sicuramente un grande acquisto.
per la Roma, e però dovrebbe avere qualche assenza, forse in difesa, perché potrebbe mancare Mancini e Pellegrini a centrocampo. Però comunque è una squadra veramente in forma. Il Sassuolo invece viene dal 3-2, la vittoria per 3-2 a Verona, e dallo 0-0 interno in casa con la Sampdoria. Il cambiamento grosso c'è stato in panchina, perché è andato via De Zerbi ed è arrivato Dionisi, che è un allenatore emergente che pratica un buon calcio, le squadre giocano molto bene, tant'è vero che Dionisi appunto l'anno scorso ha vinto il campionato in Serie B con l'Empoli, giocando davvero molto bene. Però ecco, mi aspetto comunque la vittoria della Roma, che è assolutamente nettamente favorita. Ricapitolando, la triple Cagliari Genoa gol di entrambi, Milan Lazio over 2,5, Roma Sassuolo 1. Nel ricordarvi come al solito di giocare responsabilmente, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di mettere mi piace nel video e che le spiegazioni sono nel video stesso. Come al solito vi mando un saluto, un grande saluto a tutti e auguro un buon calcio a tutti, a presto!